Il nostro pane è questo qua, il nostro pane quotidiano, che è anche il vostro pane. Ce lo state togliendo, questo è quello che state togliendo dalle tavole italiane, questo è quello che dovete capire. Dobbiamo aspettare il nuovo governo, che cosa dobbiamo aspettare più? Non si vive, noi non ci riusciamo più, se qualcuno è meglio di noi a fare quello che facciamo noi, fateci capire, ci mettiamo noi dall'altra parte. Vi stiamo offrendo il pane oggi, ma questo è l'ultimo pane che oggi potrete mangiare, perché noi ci fermeremo, e se si ferma questo prodotto, che è un prodotto che sta su tutte le tavole, come riusciremo ad andare avanti nei prossimi giorni? Chiedetevelo, fatevele tutti i giorni queste domande. Forza ragazzi, regalate, dai, avvicinatevi! Ti regala? Tu regali pane? Sì, tutti regaliamo pane. Ci conviene? Vieni cara! Sta regalando il pane? Certo. Come mai? Siamo agli sgoccioli, quindi debitarci, debitiamoci e lo regaliamo. Oramai siamo indebitati fino al collo. Per il caro bollette? Certo, caro bollette, tutte le materie prime, plastica, carta, di tutto, perché anche loro, i fornitori, ricevono le bollette come noi. Quindi quanto sono arrivati i costi? Qual è la difficoltà? I costi sono triplicati, guarda, non è perché c'è la telecamera, che veramente sono triplicati i costi. Questa è una delle manifestazioni più importanti in quest'ultimo periodo, perché il caro vita aspetta un po' per tutti quanti, questa è la realtà, parlare, scendere in piazza, perché abbiamo dei diritti. Lo schiaffo morale è uno schiaffo morale, quello che hanno, con il quale loro vivono, quindi la materia prima, la regalano. Questo è fondamentale ed è questo il punto, è il messaggio che deve arrivare a chi di dovere. Ma non possiamo mollare, signore. Posso? Oh, come no, prego, dì. Questo è per il popolo. È diventato tutto insostenibile. Non ce la fate più. Non ce la facciamo più, cerchiamo un aiuto, sensibilizziamo un po' lo Stato che ci possa aiutare, perché comunque sia per quanto riguarda l'energia elettrica che per il gas, comunque loro hanno delle partecipazioni statali che possono anche venire incontro a noi commercianti. Come avete fatto questa protesta? Perché non si riesce più a sostenere i costi. Perché lo regalate? Lo regaliamo per sensibilizzare la popolazione e far capire che noi non vogliamo aumentare la vendita del prodotto, ma vogliamo essere aiutati per stare vicino al popolo. Quanto? Il 700%, sia il gas sia l'energia elettrica. Noi fra cui non possiamo pagare più le utenze. Che cosa potrà succedere? Cosa succederà? La chiusura a tutti. Dovete chiudere? Dobbiamo chiudere, perché se chiudiamo almeno le utenze noi le paghiamo, tutto evitiamo di risparmiare, pagare solo quel po' che si può pagare.